L'idea della caccia al tesoro con il format del Cluedo ci è venuta tantissimo tempo fa. Quella Credo fosse Pasquetta 2017. sera, mentre giocavamo, a lui venne appunto l'idea fare una caccia al tesoro con il format del Cluedo, dove invece di trovare il tesoro, l'obiettivo era quello di scoprire l'assassino che aveva commesso il delitto. Una caccia al tesoro mix con il Cluedo. Sarebbe interessante. Inizialmente ci siamo visti con gli altri organizzatori diverse volte perché non era facile cercare di far combaciare il Cluedo con la caccia al tesoro. Da lì in poi iniziano a susseguirsi gli incontri, ricordo serate e serate, spese a discutere modalità di gioco, enigmi, percorsi, insomma, nel mese di giugno abbiamo sviluppato il gioco. Abbiamo deciso di coinvolgere anche Carmelo, dato che lui per diversi anni aveva organizzato la caccia al tesoro a Soveria. Dobbiamo coinvolgere Carmelo perché lui ha un po' di esperienza nelle cacce al tesoro e soprattutto perché è colui che ci può dare il supporto tecnico, il supporto informatico, diciamo così. Non volevamo consegnare direttamente alle squadre il QR, anche perché sennò si andava a creare molta confusione. Abbiamo inscenato che noi organizzatori ci siamo dimenticati l'enigma, ci siamo, diciamo, accusati a vicenda, dicendo che lo doveva portare Antonio, Antonio poi accusava Carmelo, Carmelo accusava me, fin quando appunto noi organizzatori indicavamo che ci eravamo dimenticati il primo QR all'inizio della gradinata del tirabuciò. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mi fa piacere vedervi in chiesa ogni tanto, ma se volete che mi confessi con voi, dovete venire da me e recitare il Padre nostro, sostituendo la parola male con la parola Mr. Black. Poi potrete fare l'ipotesi. Che brutta persona, Mr. Black. Sicuramente sarà all'inferno dopo tutto quello che ha fatto.
Non so se essere contento o no della scomparsa di Mr. Black. Volevo liberarmene perché non era intenzionato a lasciare sua moglie ed ormai in paese si parlava solo di noi. Però, ora, chi mi fa i regali? Ah, ci siete voi! Portatemi un anello, vero o fatto da voi con qualsiasi materiale, non importa, e vi farò fare le vostre ipotesi. Le squadre dovevano essere gli investigatori che dovevano scoprire la soluzione del caso. Personaggi del Cluedo dovevano essere appunto delle persone. Sono tutti amici nostri o comunque conoscenti che abbiamo individuato fuori soveria, perché è possibile avvantaggiare una squadra ovviamente se il personaggio è del luogo, è amici in squadra, perché è successo così in passato. Abbiamo cercato di scegliere persone non dei paesi vicini o di Severia per evitare appunto aiuti alle squadre. I personaggi erano dislocati in vari punti del corso, vicino alla base della caccia che era il Tirabuscio, e le squadre dovevano, dopo la risoluzione degli enigmi, dovevano andare da un personaggio per fare delle ipotesi e scoprire le tre carte che i personaggi nascondevano. Così facendo, per esclusione, si arrivava alla soluzione del caso, cioè si andava a scoprire chi era il personaggio che aveva commesso il delitto, l'arma che aveva utilizzato e il luogo dove era avvenuto il delitto. Sì, abbiamo scelto di non adottare il sistema delle foto perché ci sembra un po' troppo difficile da gestire. Ovvero, come possiamo constatare effettivamente che una squadra oppure qualcuno è andato a fare la foto. Quindi abbiamo deciso di nascondere dei codici QR stampati su un adesivo 5x5, dove ne abbiamo messi addirittura 3 in ogni posto per evitare questo problema del depistaggio, ovvero una squadra può prendere quel codice QR e rovinarlo, così andare a danneggiare un'altra squadra, ma noi, avendo inseriti 3, possiamo gestire meglio questa cosa. Mr. Black era un essere spregevole. Conosceva tutti i miei segreti. Pensavo di potermi confidare con lui. Quando gli ho detto che non potevo prestargli i soldi che mi aveva chiesto, mi ha detto che avrebbe raccontato i miei segreti al mondo intero. Mi ha ricattato.
Per poter fare le ipotesi, elencatemi 5 film di guerra. Documentateli con la locandina del film. Oggi non interrogo, sarete voi ad interrogare me. Però vi do la possibilità di farmi le ipotesi soltanto dopo che mi avete detto quanti chilometri esatti è la distanza in linea d'aria tra Soveria Mannelli e il Cairo. Quel farabutto di Mr. Black non ha finanziato il mio progetto quest'anno ed io ora non so proprio come fare. Abbiamo deciso di fare mazzi diversi perché ci poteva essere uno scambio di informazione che avrebbe dimezzato le tempistiche di gioco. Se io
come è possibile, posso comunicare con un'altra squadra le carte che ho visto da un personaggio, io nella mia indagine prende ovviamente una velocità spaventosa, perché traggo vantaggio da quell'informazione. Quindi aver studiato un numero di mazzi per un numero di squadre, esclusa la soluzione che era uguale per tutti, è stata, diciamo, una cosa che è risultata una mossa giusta, è stata una mossa che ha garantito tutte le squadre, così non c'era uno scambio di informazioni che poteva generare in qualche diverbio, in qualche polemica che c'è sempre stata. Detective, voi forse non sapete una cosa. Mr. Black non era il mio vero padre. Non stavo scappando, volevo solo raggiungere il mio padre biologico. Quello stronzo di Mr. Black, come avevo previsto, non mi ha lasciato nulla in eredità. Portatemi 50 centesimi per il biglietto, così potrò partire per cambiare aria qualche giorno. Non voglio più sentire parlare di questa storia. Ah, ma quindi qui mio marito incontrava quella gatta morta di Miss Scarlet. La verità viene sempre a galla. Sicuramente è stata lei ad ucciderlo. Portatemi le coordinate del posto, perché voglio andarci di persona. Solo così avrete la possibilità di fare le vostre ipotesi. Allora, il giorno della caccia abbiamo deciso di trovarci tutti insieme, gli organizzatori e i personaggi che avevamo scelto, appunto per poter spiegare loro le regole della caccia e come doveva svolgersi, visto che ancora loro non sapevano nulla. Poco 2 ore prima dell'inizio del Cluedo Vivente, però, ci arriva una telefonata che la ragazza che avevamo scelto come la signora Peacock non stava bene, quindi non poteva presentarsi quella notte. Noi subito siamo andati in panico perché non sapevamo a chi dirlo a poche ore dall'inizio. Dobbiamo pensare a un piano B. Il piano B è chiamare, fare altre chiamate, insomma, tenere attive altre persone. Chiamo Elena che sostanzialmente ci salva la vita dicendo subito sì, tranquilli, però mi dovete spiegare cosa dovevo fare, tranquilli. Per fortuna abbiamo subito trovato una ragazza, Elena, che ci ha dato la sua disponibilità e quindi siamo riusciti comunque a,
a fare la caccia la notte del 12. Lei ci dice: guarda, io alle 23 posso essere disponibile. Allora, perfetto. Poi alle 23 ti chiamo e ci organizziamo. Chiamo, ci fanno le 23 e chiamo Elena. Chiamo Elena e appena rispondo mi dice: no, Anto, guarda, vedi che sono impegnata, purtroppo non riesco a... Allora, appena si era in viva voce, Luigi sbianca totalmente. Intanto non ci aspettavamo che ci fossero iscritte 19 squadre. Ovviamente siamo contentissimi perché non è questione di quantità di squadre, è questione di quante persone partecipano. Cioè, c'erano 19 squadre, però cioè, ogni squadra era formata da almeno 10-12 persone, quindi siamo contentissimi della risposta che abbiamo avuto. Mentre noi mangiavamo e io spiegavo ai personaggi cosa dovevano fare, come dovevano comportarsi, insomma tutte le istruzioni che dovevano sapere, e Luigi e Carmelo vanno a nascondere i codici QR e vanno a vedere, insomma fanno quella fase di sopralluogo che ci serve per gestire meglio il gioco. Allora impiegano, in sostanza, buona sostanza impiegano un'ora e c'era comunque il timore, mi ricordo, che magari un codice QR non funzionasse oppure ci desse problemi con il link, perché la novità di quest'anno è stata dare un link sviluppato, cioè un sistema di aggiornamento in tempo reale delle squadre sviluppato da Carmelo, e questo permetteva che ogni capitano di squadra sapesse in quel momento quale squadra era in vantaggio, quale in svantaggio e quale aveva sbloccato il personaggio piuttosto che l'altro. È stata una cosa, secondo me, molto utile. Allora, subito noi tre organizzatori ci siamo trovati d'accordo su una cosa: il tesoro. E volevamo evitare di creare le solite situazioni che si vanno a creare ogni anno, cioè quali? Che tutte le squadre arrivano sul luogo del tesoro e la più fortunata si ritrova a trovarlo per caso. Quindi abbiamo deciso proprio di eliminare il tesoro e di tenerci stretti alle regole del gioco, cioè la prima squadra che dà la soluzione dicendo chi è l'assassino, l'arma e il luogo, vinceva la caccia. Ricordo quella mattina che c'erano molte squadre indietro, ma c'erano alcune squadre che erano proprio lì per dare la soluzione, e ricordo che è arrivata la prima squadra vincitrice, è arrivata a darmi la soluzione. Abbiamo fatto un mini huddle, come si chiama nel football americano. Ho detto: guardate, avete vinto, dovete andare sul luogo del delitto, troverete l'arma, me la portate qui e facciamo la scena dell'arresto. Sì, ringraziamo ovviamente Alessandra del Tirabuscio, Gianluigi del Tirabuscio, che ci hanno supportato in questo mese e mezzo di due mesi di preparazione. Ringraziamo chiunque ha partecipato, e ringraziamo anche gli altri sponsor che ci hanno dato un premio da assegnare alle altre squadre, perché abbiamo premiato anche altre squadre, non solo la vincitrice, ma chi si è avvicinato di più, e abbiamo pensato anche a una tappa bonus dove insomma, si è vinto una cena, è stata
premiato una squadra anche in quel caso.